Scrisse Elsa Morante: Napoli è tante cose e molti sono i motivi per cui la si può amare o meno, ma soprattutto è una grande capitale e ha una stupefacente capacità di essere continuamente altro rispetto agli insopportabili stereotipi che la affliggono. Persino la sua bellezza, che seduce milioni di turisti, è diventata un cliché da cui difendersi. A cominciare da questo panorama mozzafiato sul Golfo, dominato dal Vesuvio, il più celebre vulcano del mondo. L'edificio simbolo della Napoli storica è l'imponente Castelnuovo. Il nome per il quale è meglio conosciuto Maschio Angioino deriva proprio dagli Angiò. Carlo I fu infatti colui che ne commissionò la costruzione nel 1282. La caratteristica strada denominata Spacca Napoli, immagine emblematica della città, divide il centro storico in due parti. Il Duomo di San Gennaro è uno dei luoghi in assoluto più ricchi di suggestione. La chiesa ospita due volte l'anno il rito dello scioglimento del sangue del santo, un evento emozionante e di grande partecipazione popolare. Ma Napoli non è soltanto una cartolina e grazie alle nostre guide scopriremo una città davvero unica. Con il critico Valerio Caprara rivivremo la Napoli cinematografica. Con Maram conosceremo il volto più innovativo. Con Annarita e Matteo ci perderemo nei vicoli del Rione Sanità, mentre il rapper Lucariello ci guiderà nella Napoli musicale. Per raccontarvi l'anima di questa città, ho bisogno di qualcuno che la ami, nonostante tutto e tutti. Un campione che, con Napoli nel cuore, ha ottenuto grandi trionfi. Massimiliano Rosolino!